Allora, ciao a tutti, vi faccio vedere così con la mano. Comincio questo video facendovi vedere questa fotografia perché vorrei che la focalizzaste un attimo. Questa, diciamo, alla mia destra sono io da piccola e questa qui è il cane, questo è, o meglio questa, era Terry ed era il cane che aveva mia nonna nella sua villa quando io ero piccola. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché l'argomento di cui tratteremo è proprio il fattore dei cani, aggressività dei cani e di quello che è successo vicino Catania, quindi del cane che ha aggredito il bambino, eccetera, eccetera. E ci tengo che la focalizziate perché in questa fotografia io ho 1 anno e mezzo, il cane aveva più o meno la mia stessa età, o forse 3 anni. Non vi saprei dire con precisione, e fate caso alla mia mano che è totalmente, non so se riuscite a vederlo, totalmente infilata dentro il pelo. E io sono seduta sopra la sua cuccia. Detto questo, torniamo all'inquadratura su di me. Allora, perché faccio questo video? Perché quando succedono queste cose, purtroppo la gente non fa altro che dare addosso ai cani. E questa cosa a me non piace. Non piace perché ancora non ci si è resi conto che per quanto un cane possa avere una determinata natura, quindi che sia aggressiva o non nella sua fattispecie, il cane diventa per come lo si educa. Allora, perdo tempo per pensare al discorso perché non mi preparo mai niente. Non è la prima volta che succede che un cane aggredisca un bambino o aggredisca una persona. Perché questi cani che aggrediscono bambini o persone, secondo me, e secondo qualsiasi criterio intelligente, non sono stati abituati fin da piccoli alla loro presenza, sono cani che sono stati maltrattati, sono cani che sono tenuti in continuazione attaccati a una catena o chiusi in un recinto di 3 metri per 3 metri per 3 metri. Tenere un cane o un qualsiasi animale comunque di grossa taglia dentro un recinto non è giusto per la sua salute. Perché la stessa cosa che succede al cane succede all'animale dentro lo zoo. Se ci fate caso, sia i cani attaccati a catena dentro un recinto, che stanno quindi 24 su 24 dentro un recinto attaccati a catena, o gli animali dentro uno zoo, compiono davanti la grata, o comunque se attaccati a catena nel posto dove si trovano attaccati a catena, un movimento a otto continuo. Questo movimento a otto continuo è sintomo di follia cerebrale. Il cane è impazzito, il cane non ne può più, il cane, l'animale, perché allo zoo non ci stanno i cani, non ce la fa più a sopportare di stare dentro questo recinto. Perché si vede passare la gente davanti tutto il tempo e non può fare nulla. Quindi nel momento in cui noi usiamo questo cane solo per aggressività per spaventare la gente che passa davanti la grata del recinto, non possiamo affatto meravigliarci che attacchi un bambino. Perché nessun cane che sia stato socializzato con i bambini sin dalla più tenera età fa una cosa del genere. Vero è che ci può essere magari l'eccezione, perché magari il bambino in questione infila il dito dentro l'occhio, ma il cane non tenderà mai a fare del male quanto magari ad abbaiare per spaventare un bambino. Sono nata e cresciuta in mezzo ai cani perché mia nonna li ha sempre avuti, in mezzo agli animali perché comunque ci sono sempre stati nella nostra famiglia. Nessun cane a me, sia da piccola che da grande, e anche a mia nonna, ha mai fatto nulla. Solo una volta, per esempio, un cane di mia nonna
ha dato un morso sulla mano al compagno di mia nonna, perché il compagno di mia nonna tutto il tempo la stuzzicava in mala maniera, gli dava fastidio, gli dava magari colpi, non mi ricordo cosa faceva, quindi un giorno, all'ennesimo fastidio, gli ha dato un morso nella mano. Attenzione, non gli ha dato un morso facendogli uscire del sangue, gli ha semplicemente stretto la mano e lasciata, però poi è spuntato il livido. Quindi questo succede perché ovviamente c'è un atteggiamento sbagliato da parte della persona che in questo momento si sta relazionando col cane. Se la persona che ha portato il bambino davanti ai cani e ha cominciato a stuzzicarli, e quando ha visto che il cane stava cominciando a dare di testa, non se n'è andato per evitare la tragedia, è un grandissimo deficiente. I cani, come tutti gli altri animali, vanno tenuti in maniera sistemata, vanno portati da degli educatori se sono cani di grossa taglia, se hanno dei problemi. Io avevo portato la mia bastardina, la mia meticcia, andiamoci così, che è meglio, dall'educatore perché mi distruggeva mezza casa, perché era irrequieta da morire, e lui mi ha aiutato. Mi ha aiutato per quello che poteva aiutarmi. Ovviamente il lavoro dell'educatore finisce perché poi ci deve essere la nostra buona volontà. Perché vi ho fatto vedere questa foto? Perché io, come potete vedere dalla foto, sono nata quando già c'era Terry a casa di mia nonna. Terry è stata la mia ombra finché ha avuto vita. Ci sono immagini che non posso neanche scordarmi. Scusate. Quando io ero piccola e io dormivo, lei si metteva sotto il passeggino o sotto la culla. E quando io facevo qualcosa, lei, mia nonna abitava in una villa grande. Lei andava da mia nonna, le faceva così con la zampa e la gamba, come dire: vedi che la bambina si è svegliata. Se qualcuno mi sgridava, lei si incavolava e abbaiava, non voleva che io fossi toccata. Se andavo in bici nella villa di mia nonna, lei mi seguiva. Se mi fermavo da qualche parte, lei stava vicino a me, perché comunque la villa era grande e non mi poteva, diciamo che quando ero più grande, avevo 5 anni, mia nonna mi lasciava stare per i fatti suoi, per i fatti miei. Ma lei mi seguiva. Lei mi faceva stare sulla sua culla, mi faceva stare sopra di lei, io le tiravo la coda, le tiravo il pelo, le infilavo le mani dentro la bocca, io le potevo fare tutto quello che volevo. Lei non mi ha mai storto un capello, non ha mai abbaiato contro di me nei miei confronti, è sempre una stata un cane eccezionale, ecco, non saprei come descriverlo. Nella mia vita ho visto tanti cani. Ho conosciuto cani di amici dei miei genitori, addestrati, non addestrati. Ragazzi, ci sono cani e cani. Nel senso che, per dire, anche il Chihuahua, che è il cane da borsetta, se viene tenuto in casa da un animale, se arrivo io e gli do fastidio, mi stacca il dito. O stacca il dito di un bambino, perché comunque dico, magari il mio me lo buca, per dire, quello di un bambino che è un terzo del mio lo rompe. I cani devono essere tenuti da persone in grado di tenerli, devono essere addestrati a dovere. Non ci si può aspettare che un cane utilizzato per i combattimenti arrivi dall'oggi al domani a essere un cane docile nei confronti degli altri cani. Perché ha dei brutti ricordi, perché l'unica cosa che gli è stata insegnata è ammazzare. Non è questo. Un qualsiasi cane, ma anche un cane da caccia o un qualsiasi tipo di cane, anche il cane più piccolo, più tranquillo del mondo, se tenuto tutto il tempo dentro un recinto, diventa frustrato. Se viene tenuto tutto il tempo dentro un balcone, dentro un terrazzo, dentro anche un piccolo villino, troppo piccolo per soddisfare i suoi bisogni di spazio, esce pazzo perché non ce la fa più, perché intanto non so, oh, scusate, perché non socializza con gli altri cani, non socializza con le persone, e succedono tutte queste cose spiacevoli.
ci sono cani che, per esempio, io qui vicino a casa mia, c'è una signora che ha un pian terreno con un piccolo giardinetto. I suoi cani, prima uno che adesso è anziano, adesso uno giovane che è un Labrador, sin da piccoli hanno avuto la cosa di affacciarsi alla ringhiera appena passava qualcuno e di abbaiare, senza alcun motivo. Sia che uno li, magari, dietro le righette li disturbasse, sia che uno stesse parlando con la persona con cui passa accanto, sia che uno sta parlando al telefono, sia che uno passa e si fa i fatti propri. Questo è perché questi cani non hanno mai visto nulla oltre il metro quadrato del loro giardino, non hanno socializzato con le persone, non hanno socializzato con gli altri cani e continuano a non socializzare, a non vedere niente se non quelle quattro mura. Il portiere che è di fronte a casa mia ha avuto, dal tempo che io sono qui, due cani, per la precisione due pastori tedeschi. E quando vedevo io come li trattava, mi giravano veramente le scatole. Perché io ho solo questo esempio di pastore tedesco. E sempre questo ha avuto. Lui li teneva, diciamo, col collare a strozzo, a strozzarli e a fargli mancare il fiato. Lui li faceva diventare aggressivi nei loro confronti. Li minacciava tirandogli dei secchi, i secchi quelli del moscio, per farli stare zitti. Se qualcuno si avvicinava troppo, anche solo per parlargli, si rischiava il morso. La figlia del mio portiere ha rischiato di essere morsa perché questo tizio aveva addestrato i loro cani a essere gelosi di chiunque, no? E non a distinguere chi aveva, doveva, di chi doveva preoccuparsi e di chi non, anche perché era aggressivo anche con persone che l'avevano vista crescere fin da quando aveva 60 giorni, 90 giorni e lui l'aveva portata qua. Ha fatto così sia col primo che col secondo, che adesso ha ancora. Infatti il cane poi è morto a 7 anni, quando è ancora giovane, per cause che non si sanno, perché dice che il cane abbia avuto dalla ciotola dell'acqua e poi è morto. Non entro nel merito perché non entro nel merito. La sostanza del mio discorso qual è? Così, scusatemi se guardo là, ma c'è il coniglio che fa cose che non capisco. Che stai facendo? Ehi! Aspetta un secondo. Sei grasso, non ce la fa. Sei grasso. Scusate, non ce la fa. Vuole passare in posti dove non ce la fa perché è grasso. Comunque, stavo dicendo, la sostanza del discorso qual è? Non bisogna prendersela con i cani, bisogna prendersela con i padroni. Siamo tutti bravi a comprare cani o a vendere cani a persone di cui non sappiamo nulla, persone che si stufano del cane o che lo usano a senso loro per guardia e poi la loro guardia non è socializza con le persone giuste, ma appena vedi la persona sbagliata al di là del cancello, attivati per spaventarla. No, è tenerli chiusi dentro una gabbia, farli impazzire, fargli aumentare la loro frustrazione e fare succedere queste tragedie. Queste tragedie non succedono solamente per la negligenza dei proprietari dei cani, alcune volte succedono anche per negligenza dei genitori. Se tu sai che hai dei cani non socializzati con i bambini, non puoi portare un bambino di un anno e mezzo che si agita, magari grida, eccetera, davanti alla gabbia di un cane che è frustrato ed è chiuso là dentro 24 ore su 24 e non ha manco la possibilità di sgranchirsi le gambe una volta al giorno, due volte al giorno, stare totalmente libero nel posto dove state, dipende se si può fare, per condividere la giornata con i padroni e quindi abituarsi anche al movimento del bambino, allo scatto del bambino, all'urlo del bambino, eccetera. Se questo non avviene, queste sono poi le cose che succedono. E non bisogna dare la colpa ai cani, ma dare la colpa al resto. Mi dà fastidio sentire tutto il tempo in televisione queste stupidaggini. Perché si cerca sempre di dire che sono i cani il problema quando non è vero. Quindi a questo punto, volevo solamente parlarvi di quella che era la mia idea. E di quelli che sono i miei punti di vista. Vi parlerò anche di un altro argomento. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.